Differenze di crescita tra cani di piccola taglia e grossa taglia? Lo scoprirete dopo la sigla! Bentrovati amici della dottoressa Rina e dalla professoressa Milù. Abbiamo, per quanto riguarda le diverse taglie piccole e grandi, delle diverse andature di accrescimento. In realtà la crescita si identifica in un parametro fisico, in una maturità sessuale ed una maturità emotiva. Per quanto riguarda la crescita ci sono dei dati, come dire, oggettivi, scientifici, attraverso cui noi sappiamo che i cani di piccola taglia crescono fisicamente fino all'anno di età, mentre i cani di grossa taglia, i cucciolotti di media grossa taglia possono crescere fino a un anno e mezzo, addirittura ci sono razze che finiscono la crescita a 2 anni di età. Quindi questo dipende molto dalla razza specifica e ovviamente anche da come vengono coltivati durante questa crescita, se vengono supportati con alimentazione e integrazioni necessarie. Per quanto riguarda invece la maturità sessuale, questa è un po' soggettiva. Diciamo che le femmine in genere raggiungono la maturità sessuale da 6 mesi in poi. Normalmente le femmine di piccola taglia sono un pochino più precoci rispetto a quelle di grossa taglia, che spesso necessitano anche di raggiungere l'anno di età, i 14 mesi, prima di manifestare il loro primo calore. Per quanto riguarda i maschi, normalmente la maturità sessuale viene identificata dal momento in cui alzano la zampa per fare la pipì e quindi tutti i loro proprietari sono fieri di aver raggiunto questo obiettivo. Per quanto riguarda la pubertà della femmina, sappiamo bene che è quel momento in cui la cagna ha il suo primo calore e potrebbe appunto riprodursi con un eventuale accoppiamento. Ricordo che è sempre sconsigliato far accoppiare la cagna al primo calore, si preferisce sempre farla accoppiare al secondo, terzo calore o comunque quando appunto abbia raggiunto i 2 anni di età. Per quanto riguarda invece la maturità emotiva, e questa diciamo che c'entra poco sia l'età che il raggiungimento della maturità sessuale, perché in realtà si può essere burloni, si può essere iperattivi, si può essere disobbedienti, si può essere veramente vivaci anche se un cane ha 2 anni di età. Diciamo che la maturità emotiva la si raggiunge quando un cane diventa un pochino più pacato, quando è un pochino più ubbidiente, quando diciamo che si tranquillizza in quelli che sono invece gli eventi esplorativi della gioventù, attraverso cui continuano a mordere, continuano a distruggere tutte le cose e ad essere veramente particolarmente iperattivi. Tutto questo ovviamente è molto soggettivo e può necessitare di un tempo più o meno lungo a seconda proprio del soggetto. Indubbiamente le esperienze di vita e gli stimoli nella loro vita quotidiana che hanno possono allungare questa attesa del raggiungimento della maturità emotiva, così come possono assolutamente accorciarlo. E, indubbiamente bisogna essere comprensivi, bisogna essere pazienti, bisogna a volte farsi anche aiutare da qualche percorso educativo affinché si possano eventualmente moderare o riadattare determinati comportamenti anche in base al tipo e allo stile di vita che lo stesso cane condurrà insieme a noi familiari. Quindi qualsiasi informazione nello specifico del vostro cane di piccola o di media o di grossa taglia, fatevi sempre consigliare dal vostro medico veterinario di fiducia affinché non siate magari a pretendere degli obiettivi o dei risultati eccessivamente prematuri per quella che può essere l'età del vostro cane, così invece come a poter avere un'idea un po' più concreta e fattibile di quello che il vostro cane a 2 anni di età già dovrebbe essere in grado di fare. Io e la professoressa Milù vi aspettiamo al prossimo video e soprattutto vi aspettiamo sui nostri social Facebook, Instagram, TikTok e YouTube per i vostri commenti. Ciao!